2015 che ha stabilito una congrua riduzione di fondi per questi stessi enti locali è ormai sotto gli occhi di tutti ed è stato anche oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti. C'è un ritardo non tanto degli enti locali, quanto piuttosto di diverse regioni, la gran parte delle regioni, alcune delle quali probabilmente stanno anche remando contro, ma c'è anche un ritardo da parte del governo, non essendo state ancora adottate le procedure che regolano la mobilità e non essendo stato ancora adottato i criteri per la equiparazione del personale da collocare in diverso ruolo. Cosa possiamo fare per dare qualche certezza alle oltre 20.000 persone Concluda. Grazie. potenzialmente interessate da questo disallineamento? Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, Marianna Madia, facoltà di rispondere per 3 minuti. Presidente, grazie. Noi all'attuazione della legge 56, la cosiddetta legge del Rio, stiamo dando appunto nella sua attuazione l'urgenza che essa merita. Le norme che abbiamo approvato nella stabilità per il 2015 hanno avviato uno dei più grandi processi di mobilità della storia del nostro Paese. È certamente, l'ho detto più volte, un processo complesso, un processo che richiede, per essere fatto presto e bene, la collaborazione di diversi attori e che il Governo con determinazione sta portando avanti. Vorrei sottolineare in questa sede che risulta prima di tutto in fase di conclusione il processo di mobilità verso gli uffici giudiziari avviati con il fondo del Ministero della Giustizia, riguarda 1.031 dipendenti. A ciò si deve aggiungere l'ulteriore rafforzamento degli uffici giudiziari con il processo di mobilità di altre 2.000 dipendenti delle province che saranno trasferiti in applicazione del Decreto-legge 83 del 2015 in questi giorni in conversione alle Camere, approvato da poco in Consiglio dei Ministri. Che cosa abbiamo fatto dall'inizio dell'anno? Abbiamo stabilito delle procedure d'intesa con le autonomie territoriali, procedure che sono state predisposte in modo dettagliato, proprio in attuazione della legge di stabilità, come linee guida per le amministrazioni interessate. Abbiamo poi predisposto il portale attraverso il quale ci sarà l'incontro tra domanda e offerta e quindi attraverso il quale verranno gestiti i processi di mobilità nel quale le province dovranno immettere gli elenchi del personale in soprannumero e attraverso il quale tutte le amministrazioni devono indicare le disponibilità di posti. Il processo sarà inoltre agevolato dalla prossima pubblicazione del DPCM recante le tabelle di equiparazione. Era fermo da tanti anni, lo abbiamo già firmato io, sia il ministro Padoan che io, ed è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti. Chiudo con un punto importante che anche lei, onorevole, ha sottolineato. La ricollocazione del personale in soprannumero è ovviamente più facile nelle regioni che hanno già approvato le leggi relative alle funzioni già attribuite alle province, ma noi procederemo anche nelle regioni che non hanno approvato la legge regionale. I relativi criteri per andare avanti sono definiti in un decreto previsto dalla legge di stabilità che la prossima settimana verrà sottoposto alle organizzazioni sindacali e per il quale ho già anticipato la richiesta di esame da parte della Conferenza Unificata. Ecco, io credo in questo breve Concluda. tempo di aver descritto la complessità dell'operazione, ma anche il fatto che stiamo andando avanti e che arriveremo alla fine di questo percorso con le persone giuste e le importanti professionalità delle Grazie. province valorizzate nelle giuste amministrazioni. Grazie, ha Grazie. facoltà di replicare l'onorevole Gigli per 2 minuti. Signora Ministro, io le do atto di tutto quello che lei ha detto e non ho motivo di dubitare delle buone intenzioni. Sta di fatto però che lei mi conferma che c'è un ritardo significativo. La tabella di equiparazione deve essere ancora prodotta, quindi di fatto era impossibile fino ad oggi poter avviare questo percorso. C'è una colpa delle regioni. Ci sono dei ritardi anche a livello centrale.
Quello che non può accadere però è che il disavanzo che si viene a creare, che è stato anche calcolato e che è modesto quest'anno, ma rischia di aumentare l'anno prossimo e per arrivare quasi, se non ricordo male, ai 2 miliardi nel 2017, venga fatto ricadere sugli unici che non hanno responsabilità in questo processo, che sono appunto le province e le aree metropolitane. Allora io credo che su questo, come dire, un'assunzione di responsabilità e una correzione di rotta sia in qualche modo doverosa. Questo non toglie nulla alla correttezza delle intenzioni, non toglie nulla al giusto obiettivo del governo di ricollocare il personale lì dove serve e secondo un criterio di